Francesca a un'amica amica, Paolo. Non È Francesca Peliti, amica fin dai tempi degli scout, a raccontarci padre Paolo Dall'Oglio, rapito il 29 luglio 2013 a 58 anni a Raqqa, roccaforte di Daesh, senza che mai ci sia stata alcuna rivendicazione. Paolo ha una personalità molto forte, ha un grande carisma, sempre avuto anche da ragazzo, molto simpatico, è un contestatore e aveva quest'ansia di non sprecare la sua vita. Gesuita ordinato con rito siro-cattolico, padre Dall'Oglio voleva essere sacerdote in Medio Oriente, al servizio del dialogo tra cristianesimo e islam. Ha dovuto convincere la Compagnia di Gesù che quella fosse la sua strada. Negli anni Ottanta, durante un viaggio a 80 km da Damasco, Paolo scopre un monastero abbandonato. Organizza campi di lavoro estivi con ragazzi europei e siriani per riportarlo in vita e lì, nel 91, fonda la comunità monastica di Marmusa, dove si trasferisce stabilmente. Lì la centralità è, oltre ovviamente la preghiera, il silenzio, è l'accoglienza. Nel 2011, mentre il vescovo locale riconosce la sua comunità, ad Ara iniziano disordini e contestazioni. Padre Dall'Oglio si rivolge a vari capi di Stato, scrive anche a Kofi Annan, chiedendo l'intervento dei contingenti di pace per evitare che la situazione precipiti. Lui aveva purtroppo previsto che se il conflitto fosse continuato sarebbe stato un bagno di sangue, sarebbe stato un disastro. È questo il contesto in cui il governo siriano non gli rinnova il permesso di soggiorno e nel 2012 è costretto a rientrare in Italia, pur non smettendo di levare la sua voce, fino a decidere di tornare in Siria lui stesso, più volte, per periodi brevi, fino all'ultima. E lui era ben conscio dei rischi, non era uno sprovveduto, sapeva a cosa poteva andare incontro, ma in quel periodo Paolo era profondamente triste, molto preoccupato e sentiva che lui doveva fare qualche cosa. Si sentiva strumento, voleva essere un operatore di pace. Era italiano, ma si sentiva anche profondamente siriano. 2 giorni prima di essere rapito, padre Paolo agli amici più cari scrive un'email: pregate per me. E il riferimento è a una missione importante. Quello che ho capito io che lui voleva, doveva intercedere per delle persone che sono state rapite. Noi non sappiamo dov'è Paolo e non sappiamo francamente se è vivo, però abbiamo questa speranza fortissima che lo sia ancora.